In questa lezione realizzeremo un semplice albero di Pitagora con GeoGebra, però lo costruiremo passo passo, perché in realtà esiste un procedimento per ripetere la costruzione base più volte senza dover cliccare ogni volta la funzione poligono, la funzione angolo e così via. Però visto che siamo in una prima fase dello studio di GeoGebra, costruiamo l'albero passo passo. Per costruire l'albero di Pitagora, dobbiamo innanzitutto partire da un triangolo rettangolo e costruire la figura principale del teorema di Pitagora, quindi il triangolo rettangolo con i tre quadrati costruiti sui tre lati. Quindi vado a selezionare la funzione angolo di data misura e vado a disegnare quindi un angolo retto. Indico A, che è il punto di un lato dell'angolo, il vertice dell'angolo, e gli dico di disegnare un angolo di 90 gradi. Questo è il nostro angolo di 90 gradi. A questo punto vado a selezionare la funzione poligono e disegno come poligono il triangolo rettangolo a partire da questo angolo. A questo punto, se non mi piace la posizione del triangolo, vado a spostare i vari vertici, però l'angolo è fisso perché abbiamo dato a GeoGebra l'indicazione dei 90 gradi. A questo punto andiamo a costruire i quadrati che hanno per lato proprio la misura dei lati del triangolo. Quindi vado sulla funzione poligono regolare, cambio colore per distinguere il triangolo dai quadrati e vado a selezionare i due vertici del lato del triangolo. Dico a GeoGebra di costruire un poligono regolare di 4 lati, quindi 4 vertici, ed ecco il quadrato costruito su uno dei due cateti. Faccio la stessa cosa dall'altra parte e ho costruito l'altro quadrato. A questo punto spostiamo la vista dei grafici per costruire il quadrato costruito sull'ipotenusa. Vado a selezionare quindi i vertici dell'ipotenusa, però nella direzione corretta, quindi A' e poi A, perché altrimenti lo disegna dal lato sbagliato. E quindi questa è la nostra costruzione di base del teorema di Pitagora che conosciamo a partire dalla teoria. A questo punto proseguiamo e costruiamo i vari triangoli adesso su i due quadrati più piccoli. Quindi lasciamo il quadrato più grande come tronco dell'albero e poi costruiamo i rami a partire da questi due quadrati più piccoli. Quindi vado a selezionare la funzione angolo di data misura, seleziono il punto D in questo caso e un vertice e il vertice dell'angolo 90 gradi. Come sempre vado sulla funzione poligono, rimetto il blu per il triangolo e seleziono i tre vertici. Ecco il nostro triangolo rettangolo. A questo punto ripeto la stessa costruzione dall'altra parte, quindi seleziono un vertice del quadrato e il vertice del mio triangolo, che è poi il vertice dell'angolo retto. Torno sulla funzione poligono, non regolare perché altrimenti non verrà un triangolo rettangolo, e ho costruito i miei due triangoli rettangoli. A questo punto vado sulla funzione poligono regolare, torno sul colore arancione e vado a selezionare i miei vertici. E ripeto la costruzione. Torno sulla funzione angolo di data misura, 90 gradi, funzione poligono, colore blu e ripeto la stessa cosa. Tutte queste istruzioni si possono poi dare a GeoGebra come
funzioni da come indicazioni da applicare continuamente senza dover cliccare continuamente sulle funzioni con il mouse. Quindi poi GeoGebra costruirebbe da solo, quindi autonomamente, tutto l'albero di Pitagora. Quindi continuiamo con i quadrati. Poi la forma dell'albero non è sempre la stessa perché in base al triangolo che noi disegniamo di volta in volta, ovviamente deve essere sempre rettangolo, altrimenti non sarebbe l'albero pitagorico, però potremmo utilizzare o un triangolo rettangolo scaleno, come nel nostro caso, oppure un triangolo rettangolo isoscele. Nel caso di triangolo rettangolo isoscele, questi due rami vengono simmetrici. Nel caso di triangolo rettangolo scaleno, i lati e i rami dell'albero vengono diversi, quindi o più arricciati o meno arricciati. Quindi ho continuato questa parte nel frattempo per velocizzare e così via possiamo andare avanti. Poi anche in base ai colori l'effetto che si ottiene è diverso. Quindi questa è la struttura di un albero pitagorico. Quindi questo è più un dettaglio. Poi possiamo anche togliere le etichette e in questo modo riusciamo a vedere meglio la struttura dell'albero. E così via. Un'altra modalità per togliere le etichette è quella di metterlo tra le opzioni quando si disegnano i vari segmenti e i vari angoli, i vari poligoni, eccetera, eccetera. Quindi qua tra le opzioni potete togliere mostra etichetta. Però per le costruzioni è utile vedere i nomi dei vari punti e dei vari angoli. Ovviamente queste costruzioni si possono fare anche con le squadre, il goniometro, la riga, insomma, vari strumenti da disegno. E si può continuare ancora questa struttura fino a far diventare i quadrati triangoli sempre più piccoli.